vertice d'urgenza tra Di Maio e Di Battista per parlare di quello che è successo e come mai il movimento abbia perso 6 milioni di voti, quasi la metà di quelli che aveva alle elezioni del 2018. Quindi vertice al Mise tra il vice premier e l'esponente del Movimento 5 Stelle. A chi gli chiede: ho chiesto le dimissioni di Di Maio? Stupidaggini totali, risponde. Nella riunione d'emergenza non c'erano solo le due, c'era anche il ministro dello sviluppo economico, lo staff della comunicazione, ma anche Gianluigi Paragone e Alessandro Di Battista. È un incontro per vedere che cosa c'è da fare, spiega l'ex deputato Grillino. Uniti abbiamo vinto e uniti abbiamo perso. Ora ne parliamo dentro. Per me non è un problema di chi, ma di che cosa e di come si fanno le cose. Non abbiamo convinto le persone ad andare al voto e su questo la colpa è esclusivamente nostra. Il movimento è stato sempre capace di combattere l'astensionismo. Non dobbiamo prendercela con i cittadini. Il problema non è chi, ma cosa si deve fare e come. Quindi anche per Di Battista come Di Maio, il principale problema non è la fuga degli elettori, ma è l'astensionismo, una teoria tutta loro. Lo stesso Di Battista ha smentito in serata che al movimento sia partita la richiesta di dimissioni da parte di Di Maio. Non siamo come Renzi con Zingaretti o D'Alema con Renzi, è tutta un'altra questione nel movimento, ha spiegato, perché si vince e si perde tutti insieme. Non è mai stata una questione di uomini. Siamo una forza politica di massa che evidentemente ha commesso degli errori e si lavora su questi errori, ma non si lavora sparando addosso l'uno con l'altro. Questo lo fa il Partito Democratico, non lo farò mai io. Quando si prende una scoppola, che è probabilmente la più grande della storia del movimento, si hanno tutti evidentemente delle responsabilità. Infine Di Battista dice che l'atteggiamento è stato sbagliato, l'atteggiamento nella coalizione di governo doveva essere come l'ultimo mese e mezzo. A cosa si riferisce? Nell'ultimo mese e mezzo, contro la Lega, il Movimento 5 Stelle si è messo di traverso e Di Battista dice: quando la Lega dice delle cavolate, bisogna mettersi di traverso e contrastarlo. Però questo contrasto ha provocato quasi la fine del governo e insulti quotidiani a Matteo Salvini. Se Di Battista pensa di fare come l'ultimo mese per altri 4 anni, dove il problema del giorno sono gli insulti a sinistra, a destra, tra questo e quel ministro, tra i due vice premier, con Conte, personalmente non so quanto questo possa durare. Forse per Di Battista è l'unica soluzione, o forse lui sa perfettamente che così cade il governo e lui può tornare con un ruolo di prim'ordine.